Buongiorno a tutti, signori. Stamattina 26 luglio si respira finalmente. C'è un bel ponente fresco che ha sferzato quasi tutta la notte, ha portato via tutta quella calura praticamente, ma è ancora rimasta, diciamo così, nell'aria, come dire, l'umidità. Però cielo parzialmente nuvoloso, quasi minaccioso di pioggia, ma non è piovuto. Però c'è parecchio vento, almeno giù alle isole, lì, verso Ponza. Questa è la spiaggia di Servo stamattina. Percorso è questo di Monte Orlando, seconda panchina. Ho sistemato un filare di una quindicina di metri, ecco qua, che va sopra gli alberi qui. E praticamente porta, ecco qua, va vicino proprio al portatile. In più c'è anche il lupino, eccolo qui. C'è il lupino. In questo momento appunto sta funzionando il lupino qua, innestato qua nel jack della presa qui, il lupino. Stiamo ascoltando i soliti amici australiani che oramai io tengo come faro di riferimento per vedere la propagazione qui. Sono venuto con il Tecson H501 stamattina. E all'interno chiaramente ci sono due rocchetti qua di antenne, due filari con i coccodrilli per fare diverse prove, più un altro filare qui chiaramente, più il lupino, le cuffie chiaramente, e anche c'è anche il 365, il Tecson, l'apparecchio piccolino qui che è a corredo di questa borsa qui, però è staccato, ce l'ho qui, è una borsa da portare sempre appresso quando si vuole, ce l'ho sempre in moto. Al limite la porto indietro, sembra presto così. I soliti amici qua australiani in questo momento. Qui c'è anche l'altra filare, un attimo che la trovo, eccola qui. C'è l'altra filare che andiamo a mettere qui sullo stilo, ecco qua, sulla punta dello stilo, ecco qui. Adesso sto andando ancora il lupino chiaramente, eh. Stiamo andando con il lupino che va accordato qui, vedete? Se io abbasso, vedete, i segnali calano, adesso accordiamo, vedete? Vedete? Questo è il massimo accordo. Dall'altra parte c'è l'altro variabile, eccolo qui. È ricordato per le onde medie, per induzione, basta appoggiare qui, ecco qua, in questa posizione. Il ricevitore, le ferrite all'interno, diciamo così, vanno per induzione ad accordare quelle sul ricevitore per le onde medie. In questo momento stiamo andando con le onde corte e stiamo usando il piccolo lupino di manco 20 centimetri. Ecco qua, questo qua è un lupetto, vedete? Tolto questo, non c'è più niente. Rimesso molto molto rapido. È un pezzo di fil di ferro, un pezzo di legno, due piccoli cosi qua per banane qua, è un piccolo mammut, molto molto semplice, spartano, ma funzionante. Già l'avete visto altre volte, in funzione. Va bene, stacchiamo un attimo il lupino, eccolo qua. In questo momento sta funzionando la filare. Sta funzionando, diciamo così, lo stilo collegato qui alla filare. Si è spostata la frequenza. 96 era. Questa è la frequenza. Stiamo andando in questo momento con la filare appesa qui all'albero, aperta qua sempre sull'apertura, sulla lunga via. Questo è Greg. Maybe Grant has a better copy down south. Stand by for Grant. Over. Thanks, Greg. Sizzling pace. Victor Julia. Questo è Kilo. Grant, Nightfall sign. Oscar Beach Zulu Main Yankee. Street. Oscar Zulu Yankee. Hello, Stefano. This is Grant. I have you on a 5-2 system line copy, but I can hear you. Over. Come vedete, il lupino è posto in questa direzione, la pancia del lupino va nella direzione della lunga via, è questa la funzione del loop, in questo modo. Ai lati c'è il null, non c'è niente.
capito? Stiamo andando, ecco qui, giro un po' a borsa da questo lato, proprio sul percorso della lunga via verso ovest. Qua ci sono, ripeto, altri due rocchetti di due altre filari che, diciamo così, sempre con i coccodrilli, vedete? Pure l'altra filare con il coccodrillo, eccola qui. Ho fatto le prove con le filari a terra, ricordate, con i due coccodrilli attaccati qui allo stilo, per provare, per vedere effettivamente se i segnali, diciamo così, su due direzioni diverse sulle filari a terra. C'è il solito pile up, chiaramente, sui 20 metri, la banda madre qui in questo periodo. Ricordate che possiamo utilizzare questa banda almeno, io spero, almeno fino a settembre. Spero. Se c'è ancora propagazione buona, perché il sole pare si sia svegliato bene dopo un lungo periodo di ritardo. E c'è, quindi, solo i tre mesi, diciamo così, invernali, ma manco invernali, autunnali fanno, perché già a gennaio, a fine gennaio e febbraio, già l'Australia sui 20 metri arriva bene, almeno quest'anno così è iniziato. Però io penso che fino a oltre settembre ancora ascolteremo con questa intensità l'Oceania. Ho portato la borsa, ripeto, del Texun 501 qui, H501. E stamattina proviamo filare e lupino, la loop, la piccola loop, anche se è più bassa, vedete, la filare è messa più in alto, chiaramente i segnali sono leggermente più robusti, leggermente più robusti. Rimettiamo di nuovo il lupino qui, ecco qua, nel suo alloggio qui, nella sua presa, ecco qua. Adesso è innestato il lupino ed è esclusa questa presa qui, possiamo anche toglierla, vedete? È esclusa. Stiamo andando con questa antenna che riceve in questa direzione. Il piccolo lupino, vedete? Leggermente inferiore la qualità del segnale. 5.48 locali, 7.48, sono quasi le 8 meno 10. Oggi finalmente si respira bene, guardate, dopo quel, è passato oltre un mese quella calura, oggi veramente si sta bene, almeno anche se il cielo è veramente minaccioso. Però questo bel vento ci fa stare meglio. Ho fatto tutta la salita fino qui con questa borsa qui, pure questa abbastanza, sui 4-5 kg anche questa. In più anche lo zainetto che c'è qua dietro, però fa molto molto bene la mattina respirare in mezzo agli alberi e dopo riposarsi un po' facendo radio, ascoltando qualcosa. Era parecchio, non usavo più questo ricevitore, in genere lo uso più d'inverno al limite o in altre occasioni portatile, però adesso stamattina ho preferito portare questa borsa. Lupino in azione, meno di 20 cm, fatto con del fil di ferro, vedete? Ho messo qua un pezzo di legno per piegarlo sopra, così, vedete? Due banane qua, molto molto semplice, vedete? Metto all'interno qui, molto semplice, si toglie, si mette all'istante, un mammut incollato qua sulla scatoletta. All'interno sia il variabile per le onde corte e sia il variabile per le onde medie, il famoso lupino qua, e ho fatto di tanti anni fa, ecco qua, molto molto semplice, molto spartano ma anche funzionante.
se non avete la filare, diciamo così, poi state in una parte. A volte sono stato sulla nave che andava verso Ponza, volevo solo dirvi queste cose qui, e chiaramente non è che potevo mettere la filare sulla nave, però stavo fuori, mettevo il lupino qui senza problemi e ascoltavo molto 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 bene. Potevo usare anche il suo stilo, ma chiaramente il lupino va molto molto meglio, ok? Basta che lo tocco, chiaramente vedete il contatto. Adesso rimettiamo qua il lupino, ecco qua, ho rimesso il lupino, ma non è ancora, diciamo così, non va ancora, perché è ancora escluso dalla presa qui del loop. Stacchiamo qui, ecco qua. Adesso stiamo andando con la filare. I segnali, ripeto, sono leggermente più robusti. Li possiamo vedere, adesso vi faccio vedere i segnali. Eccoli qua. Siamo con un 34, 33, diciamo così, oltre il 9. Ricordate, il 30, la parte avanti è il segnale, la parte indietro, i decibel, è il rumore che c'è in zona. 00, quindi non c'è nessun rumore. 35, 34 è un segnale oltre i 30, oltre i 9. Più o meno, per dirvi così. 42, vedi, picchi a volte. C'è qualche altra stazione adiacente, sentite? Comunque, stiamo andando in questo momento con la filare qua di 10 metri posta sugli alberi. A Corredo ci sono anche le cuffie qui, come dicevo prima, non so se l'ho detto, delle cuffie qua della Sony. E le cuffie sono, diciamo così, una parte molto molto importante per chi ascolta, ricordate. Io ne ho diverse prese tutte, diciamo così, quando trovo qualche sconto a varie. Queste sono molto 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 buone, della Sony, chiaramente. Hanno diversi anni pure queste qui. Ma chiaramente, per non disturbare quando sei in qualche parte, per non dare fastidio, anche qui qualche volta può succedere, quando ci sono, oggi le cicale non ci sono, sentite? Non ci sono cicale stamattina, fino a ieri col calore che c'era, il rumore delle cicale era assordante, adesso stamattina c'è solo il rumore della radio. Questo è Greg, il grande Greg, bravissima persona, ho almeno una ventina di QSL, diciamo così, rapide, che lui manda subito. L'ho contattato almeno 20 volte con i 5 o 10 watt. Abbiamo fatto diversi collegamenti, lo conosco molto molto bene, abbiamo una corrispondenza via mail costante, diciamo così. Gli ho inviato diversi video e è iscritto anche al mio canale. Segnali allora con la filare in questo momento. Rimettiamo un attimino il lupino. Eccolo qua. Abbiamo inserito il lupino. Possiamo anche staccare questo se volete, così. Ecco qua. Questo è un segnale in modo minimo, Ci sono diverse stazioni. Sono segnali chiaramente dell'Oceania, signori. Stiamo andando con Lupino, e che ascolta in questa direzione, verso la lunga via. Stamattina abbiamo fatto questa piccola comparazione, spero vi sia utile anche. Signori, sono quattro cosette così. Io ripeto, non sono mai stato un tecnico, però più o meno arrangiando, diciamo così, dei pezzi di ricambio, qualcosa così, vedete, si riesce a fare almeno un'ora di ascolto, se volete. Ecco qua,
Stacchiamo questo, vi faccio vedere, vedete più, non sente più niente, chiaramente. Questo è un pezzo di ferro filato, un pezzo di legno. Ho bucato, ho piegato il fil di ferro, ho messo due banane qui, tutta roba riciclata. Il mammut che fa da presa, ecco qua, mettiamo all'interno qui. Meno di 20 centimetri riesce a fare il suo dovere. Un accordo qua perfetto con il suo accordatore di quasi, questo è quasi 850 picofarad, se non sbaglio, se ricordo bene, perché ne ho fatti, ce ne ho talmente tanti di queste cosette così. Questo è portatile, vedete, il francese. Buon segnale. Vedete il pile up che c'è? Questa ancora è una frequenza, signori, utilizzabile almeno fino a oltre settembre, secondo me. Io adesso la uso sempre, io sono un fanatico dei 20 metri, penso l'avete capito, insomma. E d'inverno in notturna, ricordate, i 40 metri solo di notte, che più o meno rispecchiano questa situazione, che diciamo così, che è prettamente estiva. 20 metri aperti in apertura da primavera, da molto prima di primavera, abbiamo iniziato da febbraio più o meno, in queste condizioni così, tranne qualche giornata chiaramente, però tutta roba riciclata, ripeto, come vedete, tutta roba così a caso, ma non a caso, c'ha un suo, sembra roba così. Io non, ripeto, non ho manualità, non ho laboratorio, costruisco cose però con roba riciclata, ecco. Questo è il lupino, stacchiamo il lupino. In questo momento non c'è nulla, nulla di nulla, signori. Rimettiamo qui il la filare in questo momento, solo la filare. Vedete, i segnali dell'Oceania sono molto 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 forti, e la filare chiaramente porta dentro molto più segnale. Ma non ho visto prima il lupino che segnali dava. Siamo, ripeto, sui 30 sulla filare, 30, 31, 36, 35, oltre i 30, oltre il 9. Rimettiamo di nuovo il lupino, che alla fine non ho visto bene. Ecco qua, abbiamo messo il lupino, stacchiamo qui. Vedete, il segnale è più basso, 20, 22, 21, molto più basso. Più basso, per modo di dire, si sente, qualche decimo, invece di 9 sarà 8 in questo momento, capito? I nostri segnali abituati agli RTX, apparati ad amatoriali con lo smitter a 9, 9,20, 9,60. In questo momento qui abbiamo la soglia, rumore indietro 0,2,0, praticamente nullo. Vedete, il Grant arriva a 18,17, siamo sull'ordine del 7,8. Il 30 è il 9, quando arriva a 30 qui è 9, quindi siamo sul 7. Vedete, sono 10 decibel di differenza tra l'antenna filare e l'antenna lupino, però vedete il segnale senza rumore, senza nulla. Questa qui chiaramente posta un po' più in basso, chiaramente siamo siamo quasi a terra, un metro da terra siamo, un metro da terra stiamo usando il lupino, Sono 10 decibel di differenza più o meno. Rimettiamo qua un attimo la filare. Ecco qui, non è inserita adesso, vedete che c'è ancora inserito il lupino. Stacchiamo il lupino. Ecco qua, vedete la differenza? 10 decibel di differenza. Ora siamo oltre i 9. Stiamo andando con la filare,
sono 10 belli in meno, però chiaramente non con un segnale minore, chiaramente, ma la comprensibilità chiaramente è totale. Il ruppino chiaramente rende meno perché è più in basso e chiaramente signori, stamattina vi ho forse un po' tediato in più, 20 minuti e oltre qua di video. Abbiamo fatto qualche differenza tra filare e lupino con il Texon 501 qua, H501. Un ottimo apparecchio, veramente un ottimo apparecchio per ascoltare. Va bene, vi riporto qua sulla finestra che dà sulla spiaggia di Serapo. Allora, dopo questo ennesimo piccolo esperimento, vedete nell'aria ancora c'è molta umidità, nubi minacciose che camminano, però ripeto, oggi la temperatura è scesa di almeno 7-8 gradi rispetto a ieri. Ieri era ancora una veramente una cappa, dopo un mese di questa calura praticamente. Stamattina si respira molto molto meglio, molto bene. Grazie a tutti allora, grazie per la vostra pazienza nel seguire i miei esperimenti qui, molto molto casericci. Signori, buona giornata, alla prossima.